E buonasera, Salve. buonasera, stasera siamo un esercito. Buonasera. Allora, intanto buonasera al Buonasera. buon Jonathan, al buon Mau, al buon Cinghialone, al buon Matteo, al buon Caos, al buon Eugenio. Stasera ce n'è di più da una Buonasera. parte di qua che dalla parte di là. Scusate la Allora, domanda, fa sempre effetto chiesa al microfono. detto? Il microfono fa sempre effetto rimbombo stile chiesa. No, no, fai effetto te, No, messo così a ma la metà. aspetta. Ma la webcam 10 centimetri più giù, magari. Golosino, No. golosino, Chissà che birbantello. cosa ci vuoi con me dopo sta di qua. Sì, Non mi so d'accordo. Allora, direzionare. questa sera l'argomento con il quale partiremo, buonasera intanto a Samuele Coppa, il nostro grandissimo moderatore. L'argomento con cui partiremo è feeder fish in mare contro feeder fish in acque interne. Insieme al buon Giorgio dell'Universo Pesca, che ci farà da esperto della situazione, abbiamo un po' di pescatori di mare, un Caso. po' di pescatori. No, ti hai detto che sei un esperto di feeder di fama internazionale, Assolutamente no, ok. famosissimo in tutto il mondo. E attenzione, Samuele Coppe dice per il buon Eugenio, attenzione, ha anche un mento incredibile. Detto questo, ragazzi, vi ricordo come sempre che siamo in multipiattaforma, siamo su Twitch, Itinerari di Pesca Channel, siamo su YouTube, Itinerari di Pesca, poi andremo in replica da domani su Itinerari di Pesca Live e sulla nostra pagina Facebook, Itinerari di Pesca. Benvenuti intanto a tutti, ragazzi, stanno arrivando. Siamo già una quattordicina di persone. Quattordicinaio. Quattordicinaio di persone. Allora, intanto la domanda, se non avete domande, partirei io con Jonathan rompendo di coglioni e chiedendogli questo. Buonasera, Bansnos. Se io voglio intraprendere la pesca in mare a feeder, mi rendo conto che avrò bisogno di attrezzature più potenti e di una diversa tipologia. Tanto che ho visto parecchie aziende italiane importare dalla Cina prodotti molto diversi rispetto al mercato che hanno nell'acqua dolce. Quindi se io dovessi scegliere una canna da pesca a feeder per il mare, no? Tu cosa mi consiglieresti? Intanto buonasera ad Alessandro Rossi da YouTube e a Simolosu 21 da Twitch. L'acqua dolce. Quindi se io Allora, scusate, c'ho un po' di ritardo perché stavo facendo una cosa. Eccomi. Allora, principalmente la grammatura è la potenza e l'azione, diciamo. Non si va mai sotto canne di grammatura da 80 grammi in su, diciamo, si va sempre su quelle grammature lì in modo da poter anche un po' lanciare pasturatori più pesanti. Principalmente quella, e magari canne con un pochino più schiena, perché comunque potremmo trovarci ad affrontare situazioni che non sono quelle del laghetto commerciale, ecco. Come lunghezza della canna si parla comunque di una 4,20, giusto? Anche meno, anche 3,90 va bene. Poi dipende che ambiente si frequenta di più. Se uno pesca prevalentemente in porto, in cui non si fanno lanci esagerati, insomma, si sta sulla 30, 40, 50 metri, vanno bene anche canne di quella lunghezza lì. Ok, per quello che riguarda mulinelli e monofili, io penso che comunque si vada molto Posso simile. rompere le scatole invece? Io Certo. vorrei mettere una skill in più. Nel senso che normalmente viene messo il sughero sulle canne da feeder e in mare io lo sconsiglierei un attimino, cioè preferite anzi magari una schiuma un po', ma piuttosto che o no, me lo so Il che motivo spiegate. perché Spiega. motivo perché sta cosa Perché spiega si se chi sciupa, male mangia il sughero si va a sciupa rovinare con la secondo salsedine. me. Sì, ok. Vabbè, ora però insomma io preferisco non avercelo il sughero in mare, poi io, ognuno. Dico, a me sinceramente, vi dico la verità ragazzi, sì, col sale sì, ti può un po' seccare, marcire ragazzi, scordatevelo, No, no, perché adesso con l'acqua marcia. Soprattutto col sale tanto rovinare. asciuga, quindi marcina un po', anda Quindi non marci di mangio. C'è il fatto. rischio che appunto ti secchi. In questo caso, per evitare che ti secchi, ogni tanto c'è una spruzzettina di pronto Ravviva, spray olio nutriente, Ulay Nutritive, Ambra ed olio di argan. Olio paglierino. Sì, tutte Anche. queste cose, cioè lo tieni morbido come sciacqui i mulinelli, dai un colpetto al manico. Sì. Però Anzi, io uno piuttosto può anche preferisco scegliere il un sughero. manico. Sì, È un ma. consiglio, io preferisco, poi ognuno. Sì. Però se mi Sì, dici chi però è che c'è fa il le rischio. canne col manico in foam, io sono curioso, perché deve essere un figlio di cosplayer che le fa in Vabbè, lui foam. intendeva leva probabilmente. Ma Sì, Matteo, l'ho vista, ha figurati capito. che
nella Mosca, cioè, sono arrivati non da tantissimo tempo i manici di Eva, ci pensi? Vabbè, lo so. Che lotta dura venire dallo spinning tutti i manici di Eva e poi ritrovarsi di nuovo con i manici di Zucchero, tutti buchi. No, sì, perché poi esteticamente il Zucchero è spettacolare, c'ha questo sapore vintage e tutto, però è un Zucchero buonissimo. Altrimenti con poco tempo e tanto utilizzo si riempie di buchi dove è stuccato e fa veramente, diventa veramente schifoso, oppure diventa molto scuro dove lo tocchi di più. Sì. Eccetera. Il foam, sì, perché... se, qui... scusate, l'eva, se si lucida, si può ripassare con una carta fine. E qui vediamo se Mau gli viene in mente la famosa spugnetta magica di Massi a 99 centesimi che faceva tornare i manici di Zucchero nuovi. Sì, sì, allora, non l'ho usata io. Negli store tutto a 99 centesimi. C'è una spugnetta, sì, una spugnetta magica. È una cazzata. Però la passi sul sughero e diventa nuovo. Torna completamente nuovo, è assurdo. Però vabbè, buchi non li tappa, però. Ma no, però dirò, Mau. Allora, la manata, il sudicio. A livello produttivo sono d'accordo con Mau che ci sono tre tipologie di sughero. Cioè abbiamo il manico fatto con il sughero ad anelli, praticamente è come tu prendessi un tappo di bottiglia, lo tagli e ci fai gli anelli che poi vengono infilati su una madre in metallo. E quello è il vecchissimo modo. Poi c'è il sughero a bassa densità. No, in realtà è abbastanza attuale come modo, perché si ne vendono tante anche per chi fa road building. Lo trova al sughero a dischi, anzi ne trovi molto di più a dischi che già fatto, per se ti vuoi formare da solo il manico. Vero. E poi abbiamo invece quella a bassa densità, che praticamente ha il difetto che appunto quando te ti arriva al manico non è propriamente lineare, e poi c'è un sughero diciamo molto più compressato ad alta densità, e quello è quello che dicevi te, Mau, che non ha buchi, non ha difetti, tende a sporcarsi molto meno, addirittura è anche quasi impermeabile, proprio perché essendo molto compressato non ha la porosità del sughero classico. Ti dà sì le caratteristiche del sughero classico a livello visivo, quel fascino vintage, chiamiamolo così, quella presa particolare, però non si deteriora come l'altro. Io ti dico, basta col fascino vintage, basta. A proposito di fascino vintage, il video della canna. No, appunto, il video della canna da pesca, io ho preso un manico di quelli che dicevi te, vecchi, e ci è voluta cioè è una lavorazione riportarlo a nuova vita, perché è una cosa che non è una manutenzione standard, quella che fai in 10 minuti, ti devi mettere lì con la carta del 600 e scartarlo tutto e poi spruzzarci sopra, cioè è un bel casino. Ma per gente come voi che è abituata a maneggiare il manico, no, non ci sono problemi, anche passarci tanto tempo con la carta del 600, 800, 1000, 1200. Tra l'altro anche più poi, di un poi un foglio A4 normale, poi alla fine ti trovi a lisciare con un pezzo di seta. Scusate, c'è Alessio che gli sputa, chi fa per lui? C'è... Caos, se quello che ho portato. Mi sposto il posto di volta, un secondo, per favore. Sì, arrivo subito. Mi tocca pigliarlo allora. Sì. Bastava uno, però ci ha preso un gusto. Allora, intanto buonasera al buon Fern. Posso farti una domanda, Nicola? Dimmi pure. Nella chat di StreamYard, no? Se io vado su comments, non posso commentare, o non sono capace io? Sì. Perché io non ho proprio lo spazio per commentare. Allora, devi andare sulla chat privata. No, la chat privata è la chat nostra. Mi sa che forse ce l'ho solo io come... Ok, a posto. No, era solo per sapere. Come amministratore, perché posso selezionare su quale chat mandare il messaggio. Scrivo cazzate su Twitch, allora vai. Perfetto. che poi mi sta... Se uso una canna da luci per il feeder, che succede? Chi è morto? No, non sono morto. Devo fare una piccola operazione. No, il quadrella che è sparito. Di voi. Se uso... Ecco, tornato Marco. Ma tu quando capi verso Luca fammi un fischio, che ci ha fatto vedere una canna, mi devi dare qualche spiegazione al riguardo. Se uso una canna da luce a feeder, Gilucci mi sputa, che ne so, anche se oggi non c'è, oggi Gilucci ci abbandona. Vabbè, se non lo fa lui lo faccio io, Tu. Allora, poi c'è gente che sono decenni che non fa il bagno in mare per paura che la sera Samuele in quelle serate in cui è in forma. Pare ci sia gente che sono decenni che non fa il bagno in mare perché ha paura che si secchi. La versione per il sughero del calzamento. Il manico. Allora.
Eugenio, se vuoi per farti anche il bidet, ci dice il buono. Formissimo. Ah, proprio, è lanciatissimo. E poi Eugenio doveva farsi giustamente, doveva fare il bidet, giustamente. Tornate, tornate. Il cane stasera allora, una baia l'hai fatto fuori? Ma cioè, non l'ho chiamato. No, l'hanno chiuso in casa dei vicini perché rompeva le palle da stamattina. Ah, io... buono. Scusate, ma vorrei capire una cosa. Cinghialone, dormi? No, no, che era un po' che era... No, ha tolto la... perché da così... Cioè, scusate, l'altro. Da no, così... Il sugo l'avevano detto con cos'è, acqua bicarbonato, di passarlo appena appena per togliere lo sporco. Sì, anche. Allora, Andre, c'è il con tutti questi sputi pare che piova stasera, ma che meteo di merda. Come siamo con i livelli? Tra le altre cose vi farei notare che Gigliucci e il Grassini c'ha una foto con la carpa di Grassini. E guardate lo sguardo della carpa di Grassini. Da notare. Allora. Isover 9000 i livelli. Naturalmente ragazzi vi ricordo che chi è in chat può tranquillamente fare domande riguardanti attrezzatura da pesca, tecniche e quant'altro. Può tranquillamente donare. Ma una domanda la voglio fare io a loro. Sì. C'è qualche pescatore interessante che vi piacerebbe sentir parlare in questi lidi, che vi piacerebbe che intervistassimo, che gli facessimo qualche domanda? Lo scrivete in chat così ci prendiamo qualche spunto. Qualche spunto e qualche appunto. Il primo che scrive un pescatore che sappia pescare, gli sputo. L'ho mutato, siamo bravo. A posto. Grazie, Nicola. Questo è un primo passo per una... Per un futuro migliore più un aumento di qualità del canale, ecco. Allora, dicevo, come giustamente ha detto Eugenio, che era un pochino passato in sordina, se voleste anche ogni tanto cagare moneta, noi saremmo anche contenti, anche perché StreamYard costa lo stesso la premium di Streamlabs, se volete, cioè, un pochino, ogni tanto. Cioè, non è che si dice 2000 euro, cagare moneta, vedete, anche. Un euro a testa, 7 in 20, voglio dire, si va a mangiare una pizzetta. Ah, detto questo... A mangiare la pizzetta tua? Che alternativa possiamo utilizzare al paniere Matteo Quadrella in mare per la pesca a feeder? Allora, secondo me il panchetto in mare, cioè dalla spiaggia, è difficoltoso utilizzarlo. Mi togli da vicino da Matteo quando parla di paniere, proprio la parola paniere, grazie. È fastidioso, è vero. Sì, no, non voglio essere associata al paniere, in nessun modo. Alla parola paniere. Hashtag pesco in piedi. Ecco. No, vabbè, nel feeder diventa difficile. Magari da un molo è più utilizzabile. Io per esempio sono uno contro il paniere e ho la sedia, però sono due cose differenti. di plastica. No. Da giardino. Pregata mezz'ora prima in un bar. No, la sedia, c'è una poltrona apposta, perché devo stare comodo. No, comunque, a parte gli scherzi, cioè più che altro nella sabbia, proprio sabbia, diventa difficile posizionarlo. E se no, uno prende un pod, non è proprio la stessa cosa, ma insomma... per tenere ferme le canne. No, ma Nicola, cosa ne pensi te? Io sono Ma il paniere in foam se ne può ragionare. Sì, mi fa schifo. Sì, fa capo, sì, perché se ti arriva un pesce te lo tira nell'acqua. Quando mi fa schifo, sì. Se no, vabbè, ci sono soluzioni, ce ne sono. Io ho detto pod, però insomma, non è che deve essere un pod da 3000 euro, cioè qualcosa da appoggiare le canne. Intanto la sedia da feeder di Matteo, eccola qua, bella. Questa è quella senza il feeder arm, però rubata al bar sport mezz'ora prima. Si può cenare anche una versione col federale. No, presa in prestito, dopo gli arriporto. Fern, non fare lo spiritoso, Non vogliamo ricominciare col bello della meglio, Allora, detto questo... Comunque quindi... sì, ottime anche in mare, il sale non le deforma, non intacca minimamente, ottima scatola. Ma che vuol dire il sale non le deforma? Cioè, per deformare il sale c'è di un blocco da 10 tonnellate sopra e le deforma. Il sale e il sole, attenzione, entrambi. Perché? Il sole Jonathan... Ma perché quando abbiamo visto Nicola al negozio non gli abbiamo fatto vedere tutte le meglio così? Perché non gli abbiamo fatto vedere niente, l'abbiamo fatto innamorare delle meglio.
bravo, diglielo Mau. Vedi, è stata colpa nostra, abbiamo sbagliato completamente. Ma siete delle brutte unica. Persone. Secondo me è una causa persa. No, ma magari poi hai visto. No, no, no. Ma se lo deve provare. Ce lo vedo, se sta lì a lisciare il sughero è capace, potrebbe fare anche lui la scatola dei divisori delle meglio. È vero, è vero, è vero. Perché devi sapere che dopo un po' che c'è le scatole meglio e ce ne hai tante, ti avanzano i divisori, quindi hai bisogno di una scatola dove mettere tutti i divisori. Quindi ci vuole la scatola che contenga i pezzi delle scatole meglio. Poi Jonathan ha anche la scatola che dove tiene tutte le scatole, sì, quelle sì, vuote. Ok, no? Che però non già è... di per sé già la meglio è una scatola che contiene scatole. Sì, però psichiatria. Non ha... Sì. Mau... Jonathan, due. Poi vi do l'indirizzo, sì. Allora, io sentirei volentieri, dice Samuele Coppe, Roberto Cazzola che parla di Spinfly. Ok, il prossimo. No. Anche Fred dice il sale che deforma le cose mi mancava, vedi, effettivamente anche a me non le deforma, le mangia, andate a cagare, forza. Ma la plastica non viene, oh, scherzi a parte, non è assolutamente... buco di memoria, la plastica scherzi a parte non viene mangiata dal sale, vero? No, assolutamente no. No, però per esempio ora ho detto sale, no. Ma succede con le scatole da 3 soldi che il tappo lo trovate così dopo 5 minuti. Però quello è il calore, di sole. Ma la domanda è già. La plastica allora non è per... che è successo? C'è anche esploso il cranio. Se cominciaste ad incitare, forse devo invitare altri youtuber pescatori in live, già c'è in programma Five Bites e poi l'abbiamo già fatto in passato, e lei non ha seguito le live. Sì, poi perché è una cosa che abbiamo in mente, ma ora vediamo un attimo, dai. Io avevo già intervistato personaggi influenti del calibro enorme. Donare, quello sempre, ragazzi. Comunque, scusami, donare. Io non stavo cercando di donare almeno 50 euro. Stavo cercando di donare un cazzo di euro per fare il cretino, ma non ci riesco. Cioè... neanche io da qua dentro, mi ci vuole un'altra piattaforma. Scusami, allora, Andrea Grassini mi ha mandato. Che vuol dire questo grafico? È un grafico mostra a te, il tuo sostegno per l'Italia di pesca. Ok, e mi dice super sticker, no, sono super chat. Del fiume. Vuol dire che è alto? Ma fa piacere che... No, meno male non controllate mai... Meno male non ho capito bene, ma... Non controllate mai i livelli idrometrici del sito, della regione? Sì, noi prima di andare a fare spinning soprattutto, okay. Sì. Infatti domani mattina non sappiamo, non so se andare, non credo, perché dovrebbe alzare stanotte. Vediamo ma com'è. Spinning vuoi andare a Cheppie? Sì, vuoi andare a Cheppie. Perché no. più su, ricordatevi che è chiusa. Ieri sera che piove, tutto il giorno che viene giù acqua. È quello il problema. Tutto il non c'è andare, piove. Perché tanto anche se non alza il livello ma smuove il fondo, diventa schifosa. Mau, puoi leggere chi ha commentato un attimo, per favore. Allora, quale devo leggere? Me l'ho messo qua. Questo. Oh, Let's Rock, buonasera. Poi Andrea Taddei ragiona, ma lui è uno di quelli che ha la scatola con dentro le scatole. Lui ha la swim bait delle swim bait invece, cioè ha delle custodie che costruiscono delle swim bait che a loro volta costruiscono delle swim bait. Ma il Taddei è quello che conosco anch'io, che ho visto il negozio. È quello che conosce anche lei, con cui dobbiamo fare la live sulle swim bait, ma non possiamo fare perché... È quello se l'aeroporto è piccolo, l'aereo sembra più... Se l'hangar è piccolo, lei. Era l'aeroporto. La pista era più piccola, più corta. L'aereo, no, vabbè. Alex Rock, come sempre, di minchiate. Cristiano Turelli, che giustamente, scusate, posso fare una domanda tecnica oppure no? Beh, direi. Signor Turelli, io non so cosa aspettarmi, ci ma vada. Una domanda, intanto che il buon Turelli prepara una domanda tecnica. Seriamente, la differenza di plastica fra le varie scatole può influire sul fatto che le gomme si smaciullino durante il periodo estivo se le tieni al sole? No, è la, cioè la che rimangano, gomma. Che la gomma rimanga più attaccata o meno alla scatola? No, non dipende dalla scatola, dipende solo dalla gomma. Ci sono delle gomme che devono stare per forza in un blister particolare e delle gomme invece che non ne risentono.
Oddio, okay, se sta un mese sotto il sole in una scatola di plastica da 3 lire, sicuramente è peggio. Per dire, le Meiko hanno il tappo fumé con il filtro, con un filtro polarizzato. Sì, è vero. A che piedi ti porti il più grande guadagnatore di sempre, Nico? Non lo so, ne ho due quali, ma tu guarda, qui scusa Cinghiale se ti ho abbassato, ne ho quei due, uno che guarda altrove e uno che no, guarda no, la Madonnina. Non parlavo di lei, promesso. Quadrella. No, ma lo so che stai parlando di me, perché sto guardando il computer che mi si è sconnesso, non riesco a vedere. Nel frattempo io ho preso delle cose. Tra l'altro, uno dei due, ora non sto a dire chi è, lamentava carenze tecniche nell'attrezzatura, Nicola. Sì. Dava la colpa alle carenze dell'attrezzatura. Io, Nicola, ti vorrei fare una differenza che ci ho a portata di mano, se possibile. Di plastiche. Questa qui l'ho presa su AliExpress, dopo un mesetto di uso, guarda, cioè qui si inizia a aprire dalla parte del manico. Sì. Vedi? Cioè si sta già deformando, eppure non è che ha fatto grandi, non è che agosto ha fatto già grandi giornate di sole. Sì. Questa invece, per esempio, è una Meiko che è sempre perfetta e sono degli anni. La run and gun, attenzione. Però voglio dare un premio alla Plano per questa qui. Questa qui mi ha svoltato tutto. La Plano con i buchi. Le anti-rust. Sì, l'anti-rust, ragazzi. Grande acquisto. Sì. Va bene, basta. Però andiamo a pescare e non andiamo a scatolare. Ma che servirebbe con tutti i buchi, scusate? E serve perché si asciuga e non puoi mettere tutti puoi mettere tutti gli artificiali dentro che hai usato a pesca quando vai in mare o ovunque tu vada, poi la passi sotto il rubinetto e lasci tutto lì e non viene mai la ruggine, sinceramente non si ossida nulla, è tutto perfetto. Figata. Per le mosche poi è perfetta, perché la mosca ti rimane spesso bagnata a lungo con tutto il pelo. Mosca uguale pelo. Rimane bagnata a lungo con tutto il pelo è sempre un piacere. Eccolo, è arrivato il proverbio definitivo. Ci abbiamo il proverbio definitivo, ragazzi. Ok. Se tagli il sottobosco, il castagno è più grosso. Andrea Taddei ci dice che è più piccola... Attenzione. Più piccola è la pista, più grande è l'aeroplano, ma la cosa più importante è l'attacca col dito sulla schiena. Esatto. Sì. Allora, questa domanda seria. Non si può ripetere in live. Domanda seria. Allora, sono in valido per problemi polmonari. Mi potete dire alcuni laghi per pescare a Bolognese sugli 800 metri sopra il livello del mare circa in Italia ad agosto? Allora, Bolognese in Italia, per farti una vacanza... 800 metri sono tanti. Sono tanti. Io ce l'ho uno. Caos, ti posso chiedere un favore? Mi cerchi il video a pesca con le more, quello che ho fatto con i ragazzi del... EDP on the road 6? È un EDP on the road, sì, comunque. Quello è un bel lago che secondo me... Ma dove? Me... Come spot? Appunto, c'ho da vedere. Se ti dà il link di quel video lì, quello è un ottimo lago. No, però parte che non ci dovevate neanche andare. Perché 800 sono tanti. È stata una ribattuta. Ma 800 è alta Garfagnana o no? No, ma no, non ci sono mica posti così alti. No, guarda. Già da Castelnuovo in su. Da Castelnuovo in su ci sono laghi per andare. Ponte Cosi è più basso. Non è 800 metri. Forse è 750 Castelnuovo. Te sei sicuro? Ma Vagli, secondo me Vagli e Gramolazzo è sotto Castelnuovo, Penso che dico 800 metri anche per una questione, diciamo, di respiro di aria. Cioè Gramolazzo, ragazzi, Gramolazzo, anche se non è in un posto che comunque c'è fresco anche d'estate, quello magari anche in agosto. A Gramolazzo sulla sponda che ci può pescare tranquillamente, non c'è, c'è sempre sole d'estate. In fondo c'è gli alberi. Ti metta sotto un albero. Sì. Hanno ripulito un po', bisognerebbe chiedere a qualche locale, perché ogni tanto fanno pulizia. Sono stato l'anno scorso, era tutto bello pulito, ma poi conosco tanta gente che ci va spesso, diciamo. Sto cercando nel canale. È una bella situazione, Gramolazzo. Sto cercando. Bellissimo.
mi hanno appena scritto che Gramolazzo è minucciano, quindi credo si intendesse dire che è più basso. Sì. Un saluto a Maurizio. Vediamo un po' se riesco a recuperare questo video, perché io non so, in Italia io penso che abbia anche disponibilità magari a farsi una girata. Ma perché magari se uno parlasse per esempio del Trentino, piuttosto che Valle d'Aosta, ce ne sono tanti, esatto. Però a me sconosciuti. Sì, sì, no, sicuramente. Lì, però cioè, per esempio, a parte non so manco che pesci vuole andare a prendere, se ti interessano per esempio le trote, se vai in Valle d'Aosta, va sul piccolo San Bernardo, vicino al giardino botanico, c'è un lago meraviglioso con l'acqua limpidissima, con le sorgenti praticamente a 3 metri dalla riva, si rilassa tantissimo allora, pescarci. Appunto, bisogna capire anche che poi che tipo di pesca vuole fare, eccetera. Io di quell'altitudine lì non ti so aiutare, non viene in mente niente, anche perché è una pesca che non ho mai fatto. Cioè, perché anche Isola Santa, che è molto alto, sempre sotto. Sempre sotto. 500. Allora, il lago è il lago Iliade. Iliade? Si trova... Sì. Sì. Ad Avellino, che appunto è stata la ribattuta dopo l'oasi di Jessica, che è stato, cioè, questo laghettino qui, ragazzi, è veramente veramente carino per andarci a pescare anche a bordo. Sì, ok, mi hai detto è Avellino? Come fa a 800 metri? Ma a parte quello, ma magari facciamoci dire di dov'è, perché ora andare a fare una pescata a Avellino mi sembra un po', cioè, se sei di Bologna. Scomodo, guarda come era vestita la Veronica, guarda il vento, eravamo d'agosto, dalla gente qua giù c'era il giubbotto, eppure eravamo in agosto. Però sì, va bene, ma la Veronica era quella felpa d'agosto in via Fagnana, Sì, vabbè, però... No, ma lui chiede per pescare a Bolognese. Ma cosa succede? Sta sveglio. è vivo, eppur si muove. Cinghialone, è tornato. Adesso, dove sia non lo so. Recupero un po' di messaggi, ragazzi. Allora, vabbè, domanda random. Io sabato vado a fare un weekend a Bassi in negozio. Ci sono due esche che mi piacciono. Un Rapala Original Floating, penso, perché fa floating. Floating è una husky jerk. Quali delle due mi consigliate al volo? Si può parlare di frega? Sì, sarebbero un frega. Magari Let's Rock, se eviti di andarci, sarebbe meglio. Quindi possiamo non dare il consiglio, giusto? No, possiamo anche dare il consiglio, ma comunque dimmi la misura, perché detto così è un po' vago, nel senso che, allora, l'original rimane parecchio più uno shad, l'husky jerk è proprio fatta jerk, rimani massimo sui 10 centimetri. Vai. Poi, allora, comunque, domenica, chi è che mi tira la chat? Madonna, Eugenio. No, è il link del lago che ti dicevo. Comunque, domenica sono andato a Lucci e niente. Samuele Coppe, ma il lago in Toscana per forza va bene altre zone? Diceva l'utente Samuele. Sì, forse sì, andava su. Allora, Andrea Taddei, Suviana, Brasimone. Sono più bassi. Caccia e pesca e Salento. Buonasera, Caccia e pesca e Salento. Buonasera. Andate a visitare il canale, iscrivetevi. Non ti ho mai visto, Caccia e pesca e Salento. Non mi fido. Sulla fiducia. Se no, dopo dicono: tieni quali dico canali. No, vi voglio bene a tutti. Let's Rock Channel decolle. A Massaciucco è finita la frega. Assolutamente no. No. Anzi. Ma no, ragazzi, poi fregano in 3.000 posti, in momenti diversi. Ormai le prossime lune sono tutte frega. Già, è solo un paio di lune che fregano, no? Poi sì, comunque che si apprestano, che iniziano, qualcuno ci sarà il nido, qualcuno sarà già all'avanotto. Cioè, un po' in realtà il divieto che c'è di pesca al basso, quello regionale, dell'ultimo piano ittico, è abbastanza realistico, se vai a vedere, forse un po' troppo lungo, ma insomma è abbastanza realistico. Sì, beh, ma comunque a Massaciucco secondo me poi potresti anche cominciare prima e smettere prima. Sì, cioè, è vero. Quindi per fare il mese queste cose delle lune, quando è che finisce ufficialmente? Allora, considera quando prendi più nulla. Quando inizia a non prendere più nulla è finita la frega. No, considera che quando l'acqua comincia a essere stabilmente sui 16 gradi,
il pesce comincia la frega, e di lì 15, 20 giorni, 25 di solito sono standard, anche qualcosa di più. Allora, in Trentino c'è la Varone che è sopra i 1000 metri. Buonasera intanto al buon Edoardo Coveri da Facebook. C'è Molveno, Caldonazzo, vedi, qualche nome arriva. Se vuoi pescare i soldi, vado spesso al lago Pranda, al Cerreto, molto bellino. Ci sono sempre le trote al lago Pranda, ma ci siamo andati anche noi, Caos? Sì, ci siete stati. Sì, dove si è fatto la Il lago Pranda. C'è da tornarci, se fanno le trote, le prendi, Simonodu, no? C'è anche Brasimone, 845 metri, dice Andrea. Allora, boh, mi ha chiamato un mio amico, io non so, un ben amato pisello di basso. 845 metri? Di bass e dei periodi di frega, ma la misura da come me ne ha parlato, penso sia un 10 cm possa andare. Sì, sì, va bene, allora. 10 cm va benissimo. Dice il buon Fern, Jonathan, a base, tu preferisci usare i classici hard jerk o i fluke spiombati? Sono due cose completamente diverse. Una non esclude mai l'altra, non è che puoi preferire una o l'altra. Brevemente, perché sennò Nicola mi dà una rivolverata in un braccio, il jerk è più un'esca, diciamo, di ricerca, l'hard bait in generale, nel senso che la puoi manovrare, la puoi tenere in uno strato, puoi scegliere dove farlo lavorare. Invece il fluke in gomma o gli shad in gomma comunque sono sempre soggetti alla piombatura, a meno che tu non peschi spiombato. Vai. Se decidi invece di pescare a mosca, potresti usare un seed, che è un po' il sostituto del jerk, di questo qui è il seed, è un artificiale snodato montato su due ami. Ma da cercare anche, come. Lo usi anche quando vai a fare le trote in torrente? Sì, sì. Tanto, ho deciso che qualsiasi cosa diciate qui nella trasmissione tirerà fuori un'esca che si può usare a mosca in alternativa. Anche quando parlerete di carpe, stavo aspettando il momento giusto. Ma basta, Succo, non è iniziata verso metà aprile la frega, dicono. Dipende, non in tutti i posti, no. Non in tutte le zone. Massaciuccoli poi è veramente più complicato degli altri, perché ha delle zone in cui l'acqua si riscalda molto prima, quindi chiari, sì, canali più bassi, e delle zone in cui si riscalda molto dopo, quindi non è forse il posto più sbagliato per parlare di canonicità della frega. È vero, ecco. Capita di vederla iniziare prestissimo e di vederla finire tardissimo. Come mi è capitato di vedere anche delle freghe a ottobre, No, quello è mai capitato. Sì, 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 voglia se. Cioè, con, è capitato proprio qui in casa mia. Vabbè, quello è una bella battuta. Anche più di una volta, tra l'altro. Sì. Allora, nostro piccolo veloce. Allora, caccia e pesca del Salento dice: faccio video di sia di caccia che di pesca, e da poco faccio il feeder in mare. Buono. Allora, io ce l'avrei il video di Quadrella delle Guadinate, però c'è la sua fortuna è stata che c'è una goccia enorme sullo schermo. Però si vede un po' il suo lavoro. Se volete, attenzione. Allora, la mia scusante è una ed una sola. Anzi, no, due. Non ne hai. C'è buono. C'è. Allora, infatti, una è che non sono buono, primo. Secondo, io pensavo che ste cheppie erano di dimensioni molto inferiori a quelle che erano. Difatti, ho portato un guadino, che Nicola può confermare, da native, ok? Tanto perché a Mau piacciono. Sì, 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 sì. Ma ho portato la racchetta, ok? Quindi, infatti, Quadrella, appena arrivato, più grande, della racchetta, perché ho avuto una botta di culo, ho preso una bella cheppia. Ma la cosa interessante è stata che Matteo, appena arrivato, Nicola, ma lei non hai preso la racchettina per Andorra? La racchettina è fondamentale. Allora, però, vabbè, siccome però questo video qui ha un'importanza capitale, voglio almeno 10 euro di donazione, se no ragazzi, no, giusto? Guarda che poi questi li fanno. Io ti giuro che se riuscissi a farlo lo farei. Non li fanno, Matteo, te stai tranquillo, sono le 22.05, 25 minuti, sono due settimane che non faccio un euro di donazione, non ti preoccupare, non li fanno. Ma io lo farei, ma non ci riesco. Tranne Cinghialone che non vale, che è già lì che ride. Quindi Cinghialone non vale. Come si fa? Allora. Io in tutto questo una cosa devo dire, Gigi. È inutile che lo riscrivi quel commento. Già una volta te l'ha fatto saltare Samu e una te l'ho fatto saltare io. Se lo rimetto, salta la terza volta.
Ma che è Gigi? Dimmi, qual era il problema? Ditecelo. No, te lo dico io, ti cito un banale. No. Sta spammando un altro canale, che fa? No, è un commento scemo. Caos, scrivilo nella chat privata. Commento inutile che non c'entra nulla. E bannatelo, scusate. E state a aspettare. No, non mi sento out. Dipende dalla gravitante di quel che ha scritto. Scrivimelo, Caos, nella chat privata e poi lo bagniamo con calma. Ricordo sempre a tutti che se non vi piacciono i nostri live e non vi stanno bene, vedete dietro c'è un telo arancione, lo alzate, c'è una porta e ve ne andate. Differenza tra il flipping weight e il warm weight da Texas? Scusa, ho letto un commento, mi è scappato da dire. Allora scendo veloce. Vabbè, i piombi da flipping sono sicuramente più pesi perché comunque una tecnica che si usa parecchio piombo e solitamente hanno più pancia, mentre quelli da worm sono più sottili. La differenza può essere solo quella lì. Ok. Negozio, e poi ovviamente il peso. Roba della Homorol ne hai? I Metal Gig li trovo in giro, ma i Minos no. No. Te l'ho messo allora. In privato, Nico. Ok, lo prendo, ma penso che il lago lungo sia meglio perché ce ne sono di più. Let's Rock decolle, non è il problema, è che hanno introdotto dei pezzi ci sole al lago lungo, bellino. Chi è che cigola? Il cane che cigola. Matteo, ne hanno ucciso il cane. Allora, no. Poi domanda quello che viene oltre. Recuperiamo tutti i messaggi. Allora. Sì, c'è un messaggio importante di caccia a pesca Salerno e Salerno che è molto Ragazzi, ho parlato di uno che dorme con l'occhiaio da sole, naturalmente scherzo, sì, ma tranquillo, ce ne parlavo. Allora, piombo o tungsteno, dice Fern. È un po'... cioè, è una domanda un po'... No, avendo le possibilità economiche, tungsteno, perché sei più compatto, hai più compattezza nell'esca, però diciamo che fino ai 7 grammi sicuramente piombo, tanto comunque non sei mai grosso come attrezzatura, sopra 10 grammi forse preferirei tungsteno, però è una piccolezza, ecco, se devi scegliere fra comprare un piombo e un tungsteno, spendere 10 euro in esche, spendere comunque in esche. Allora, bello. Buonasera Leonardo Bellucci, buonasera carissimo. Allora, l'importante sono le ancorette di adamantio. Ma se ce n'è d'acqua. Allora, sì, lì dovrebbe esserci la spiaggetta, invece era l'acqua che c'è. C'era una bella domanda sulla mosca, ma l'hai saltata. Se è quella che è stata cancellata, no. Ah, era quella, no, che... come mai? No? No. Era sulla mosca. Allora, il problema è che hanno troppo dei persici che mangiano le uova delle fario. Ah sì, poi domanda, scusate ma stavo preparando il video di Matteo in attesa dei 10 euro di donazione, 10, ho detto 2000, eh. Poi domanda per uno che viene oltre che dallo spinning, viene dalla mosca in torrente, potrebbe essere, Mau è perfetto, Mau se può, può risponderti lui, potrebbe essere sensato provare a prendere i lucci a mosca, parlo in termini di prezzi però. Prezzi in che intendi? Di attrezzatura? L'attrezzatura ovviamente costa, al solito, perché ti dovrai rifare tutta l'attrezzatura in pratica. Ci vorrà una coda 9, mulinelli adatti, code adatte. Sì, forse spendi un po' perché comunque ti dovresti pescare un po' su tutta la colonna dell'acqua, quindi le tre classiche code ti servono, galleggiante, intermedia e affondante. Ti puoi regolare magari poi con i finali affondanti, però sì, la spesa è ovvia, cioè devi spendere. E poi il problema magari semmai sono gli spot che devi girare l'Italia per trovare lucci. Non so se siete d'accordo, altri lucciari che qui tra di noi. Ho perso il quadrella, eccolo qua. I signori non volete vedere il quadrella? No, infatti stavo scrivendo che mi hai buttato fuori. Buttato fuori io? Eh sì. No, ho buttato fuori il latrato del cane. No, non l'ho sentito. No, era il mio. A me dice caccia e pesca estento. Questo non la sapevo. Vedi, tra non molto il piombo sarà vietato nella pesca. Si dovranno utilizzare altri metalli. Già ci aiutano con il tungsteno. Tante cose le fanno in tungsteno. No. Ma sì, infatti, parlavamo tungsteno... di quello. Posso fare una domanda? Tungsteno o zinco?
i piombi da carpa in altri materiali li fanno, perché l'ho sempre trovati solo in piombo. Si chiamano piombi. Piombi grossi è più difficile ancora. Appunto, cioè piombo tungsteno da 120, poi quanto? Però, se, lo devo però pagare, per, se è roba grossa euro. Puoi fare... È una patocca per... così. Però i piombi grossi puoi fare col piombo a perdere con i sassi. Ma allora senti, da quello che so, praticamente al di là del discorso tungsteno, ci sono, stanno facendo, stanno comunque arrivando anche sul mercato delle leghe che sono piombo e tungsteno al limite consentito, nel senso che la percentuale di piombo è bassa, quindi vanno bene e non costeranno un'esagerazione. Un rientro tremendo. A Natale mi sa che qualcuno si beccherà una trabucco da parte mia, vero Nico? Un mi si vede, aspetta che ora che mi si vede te lo faccio. Poi, vai con il sasso a perdere. Sì ragazzi, però vi rendete conto Edoardo che un sasso no, a scusate, perdere, tanto vi ricordo che se volete potete far partire il video di Matteo con solo 10 euro di Lazio. Detto questo, se io c'ho un piombo così, un sasso ci devo mettere una mano, cioè dovete rendervi conto che anche a livello di aerodinamicità una cosa è lanciare un piombo a ogiva, una cosa è lanciare un sasso a cazzo di cane. I modelli piombi. Però è vero. Scusate, adesso devo andare a vedere su internet se trovo un sasso fatto a forma di cazzo di cane. Abbiate fatto. A membro di seguito. No, penso che... Ma voi parlate pure, intrattenete. No, dicevo che comunque è vero che dici il sasso, no? Ma perché cazzo parli mentre parla Matteo? Ma perché l'ho partito prima io? Allora, dimmi. Non è vero, non è assolutamente vero. Facciamo replay, dai, dica. Io ho un rientro insopportabile. Esci rientra dalla live. Provate anch'io ce l'ho e sono entrato ora. Io non lo so, io non lo so. Io un po' di... chi non lo sente è quello che ce l'ha. Allora ce l'ho io, per forza. Sì. Mau, te ce rientro? Non lo so, se io ce l'ho. Le voci. Però cioè, strano che Nico ce l'abbia, perché c'ha cuffie e microfono separati. Io ne risento le voci, cioè nel senso. Io le sento anche normalmente nella testa, proprio. Allora vabbè, siamo a posto. Comunque riesci a trovare un sasso a cazzo di cane, non si riesce a trovare. Forse l'ho cercato in inglese, però vabbè. Allora, detto questo, dice Edoardo, a me non interessa lanciare, sì, però diciamo che poi non diventa una soluzione valida, perché comunque è valida per chi va col gommoncino, ma chi non va col gommoncino deve lanciare come fa? Ti faccio e l'esempio di altri ancora finta come ci pesco. No, meglio. È scomparso. Infatti, anche me. Allora, scomparso, attenzione, nel dubbio inizierò a usare i sassi. Nicola, ma se mai donerò voglio che il ricavato ti compri qualcosa della trabucco. Non donare mai. I moschettoni. Non donare mai. No, vuole che i soldi li giri tutti in roba della trabucco, quindi no. Che astio, che astio, inutile. Astio. Non è astio, io compro solo d'ora in poi Favorite, Daiva e Cina e Jonathan. Ma perché? Ti compri proprio Jonathan? Perché ragazzi? Perché non mi piacciono i prodotti. Semplice. Ok, ma quando avrai un problema con Daiva, con Favorite o con Cina o con Jonathan, devi ricominciare da capo. Va bene, senza offesa, però quando ho avuto un problema con Tubettini mi ci ha voluto un anno per riavere una bolognese indietro. Lo so, ma è... E allora... Nicola, sono casualità. Cioè, te lo dico io... Cioè... Ma scusami, Jonathan, ma non è senza offesa per i ragazzi della Trasgrappo. Però... Frambucco. Non mi piacciono proprio i prodotti. Le canne da pesca, quello... le vedo ghiozze. Per esempio, una cosa molto personale, l'XPS, che a molti piace e lo adorano, a me mi fa schifo. Ragazzi, questo ti ho ragione, ma per esempio sul caso di Tubertini non ti precludere perché hai avuto un problema una volta, cioè quel problema lì lo avrai con Daiwa, lo avrai con Shimano, lo avrai con tutti. Certo, sì. Non se ne salva uno, te lo posso assicurare.
però dico, cioè proprio il prodotto in sé per sé, che poi io ti dico, io ho anche amici, amici che usano la Trabucco, però sono comunque persone, gli voglio bene. No, non ho letto un commento. Ah, i primi pasturatori arrivano dall'Inghilterra con i pesi in ottone. Volete i pasturatori che non sono fatti di piombo? I pasturatori di DP, ma nessuno l'ha mai apprezzata questa cosa. Ora tutto d'un perché colpo, siete tutti naturalisti. Ma noi siamo, l'abbiamo... Eh? Noi ci abbiamo inventato del due... Come? E che li fate? Materiale umano. Te lo dico. Cattivo. Ah, grazie a caos. Lo puoi comprare. Comprare poi se li vuoi rifare scorta le pasturatori. È due anni che c'ho le pasturatori anche senza piombo e nessuno che l'ha presi, perché che vuol dire? E non allora senza peso, No, pesano. Per la pesca sarà poco il problema. Per la caccia magari è già più problematica se manca il piombo, perché i proiettili di legno sono scomodi. E soprattutto con sassi, sparassassi, bello. Comunque mi è venuto in mente, no, per il carp fishing e lo specialist, ora non mi ricordo quale azienda faceva un piombo di plastica, un involucro che si apriva e si bloccava, dove dentro mettevi dei dischetti in alluminio, no, in alluminio, e ti andavi a dare anche tu la pesatura giusta, se non sbaglio, però arrivavano a 90 grammi. Però capisci che se perdi un piombo con 90 grammi di alluminio, quanto costa? Sì, erano tipo 6 euro l'involucro, altri 9 i dischetti. Poco, era un... così. Domanica, dice Cristiano Turelli, domanica ero a pescare con Sciupa, pescatore locale, sperimentare un lago mio nuovo. Volevo capire addirittura un lago suo nuovo. Non si scappottava con nessuna esca di ogni colore a Texas. C'è un commento dopo, poi, perché Cinghialone si vede, Cinghialone è sfocato proprio così, anche quando si specchia è sfocato. Noto pescatore locale. Sì. Ad un certo punto ho avuto un lampo di genio che avevo già provato a Pietrafitta, non volendo, ovvero lampo di genio del Turelli, non volendo, ovvero un'esca multicolore generata dalla mia poca voglia di rimettere le gomme nella sua bustina, e quindi era venuto fuori un mix di colori ed ho scappottato io. Può aver fatto la differenza al CIB? Non l'ha fatta, ma stavolta sì, credo. Date le testa nella grammatica. Allora, la prima domanda fondamentale è proprio te, parli. Cazzo, ma alza la mano, no? Chi aveva cominciato prima a parlare, caos, dai. Posso? Vada. Vai. La prima domanda fondamentale da fargli è: ti hai scappottato, ma quell'altro non ha, il noto pescatore locale non ha scappottato? Perché qui sarebbe, insomma, ci sarebbe anche da andarci avanti una settimana a questo punto. Sì. E poi no, Cristiano non ha fatto assolutamente la differenza, hai avuto una botta di culo. No, invece la fa. Perché era Giona dall'altro pescatore locale. No. Io invece vorrei dire che la fa la differenza, perché ad esempio nella pesca a mosca si usa la variare il colore, perché la vibrazione visiva del colore che cambia, tipo in questa cosa, anche in queste mosche qui così, attira un sacco il pesce, quindi invece secondo me, cioè aggiungere anche le zone degli spot vicino all'amo più colorato così eccetera, funziona. Quindi, però quindi lasciate le gomme tutte mescolate insieme che no, può funzionare. No, non lo fate. Ma secondo me sì, così di gomme te le incarico a mano. Poi c'ha pasti e usi nel pasturatore di Nicola. Sì. Allora dice il buon Fern: non capisco il tuo astio verso aziende tipo Shimano, ha dei difetti ma è una grande azienda, dimmi pure quello che vuoi ma non mi farai cambiare idea. Chi ti vuole far cambiare idea? Ma chi ti riferisci? A me che ne parla male. Cioè io per me, ragazzi, vi spiego, ma si può dire una cosa però una volta per tutte: se spendi godi anche. Chi vuole spendere poco non gode nulla, quindi tutta la roba che sotto il top c'è rischi, il top invece poi c'è poco da fare, è garantito, hai speso un casino di soldi ma ti dura nel tempo, c'è veramente poco da fare. Dipende dal top di che marca parliamo però. Parlo nella mosca, Sage, hai voglia dire, ma se gli rimandi, ti si tronca la canna, gliela mandi indietro e te la rimandano ovviamente pagando spedizione eccetera.
Quindi Mau ha detto una cazzata e si è bloccato tutto. Oppure perché è arrivato in chat il Cavallini, allora si è bloccato per questo. Forse allora, io faccio metterti una connessione. Riparti dal Mau. No, ma m'avete cosato, m'avete boicottato voi. No, dai, m'avete boicottato. Domanda per Jonathan. È la lobby della gente che vuole spendere poco nella pesca, dai. io purtroppo non ho dei mulinelli della Juventus. Però sì, un mulinello da 70 euro, da 60 a 70 euro della Ryobi, è paragonabile a un ninja della Daiwa? Ma no. Allora, parti dal presupposto che nulla è paragonabile al ninja della Daiwa, per molti motivi. Il ninja è un mulinello che in gergo commerciale si chiama testa di, come si dice, di testa di cazzo. No, diciamo che è un prodotto venuto particolarmente bene, okay? Non solo quello, è un testa di testa, si chiama testa di testa. Testa di diamante. Perché è un mulinello molto 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 sottoprezzato rispetto al suo valore. È un mulinello che sulla fascia di Daiwa dovrebbe stare molto più su, però è un mulinello che commercialmente è usato per far riconoscere il marchio e per far apprezzare il marchio. Però sì, no, niente è come quel mulinello lì. Se invece per esempio mi dici sulla fascia Shimano dei 60 euro, cioè il Nexave 50-60 euro, per me se la giocano. Ma io penso che personalmente, no, ognuno debba decidere quale attrezzatura comprare in base alle tasche, anche secondo le possibilità, bravo, in base alle tasche, in base comunque al gusto personale. Esatto. A me, Fern, se te compri un mulinello da 500 euro e lo usi così e poi gli dai via, dai 3-4 giri veloci, poi del via te lo batacchi sotto coglioni, cioè è un gusto tuo, ti piace, ti diverti. Ecco, sono d'accordo. PD, ognuno compra quel che gli pare. Fammi fare una piccolissima postilla. Quello che a me non va bene, no, non va bene, nel senso, io non condivido, è comprare roba come può essere quella di AliExpress, come può essere quella cinese, come tante volte quella del Decathlon, e dire questo è fantastico, l'ho pagato, niente, funziona, quando in negozio trovi la stessa roba allo stesso prezzo, ma di una marca valida e sicuramente migliore. L'unica cosa è questa, il resto. Ma vi siete mai accorti dei gruppi di Facebook dove fanno recensioni di siti come di acquisti su di siti come, certo, Ali, Wish, eccetera, eccetera? Avete mai letto? Avete mai fatto caso che ci sono tante, tante recensioni di persone che parlano benissimo di prodotti di AliExpress, premettendo di non aver mai usato altro che quelli. Ma non è solo quello. A parlare bene di un mulinello da 20 euro se non ha mai usato uno da 150, però. Allora, secondo me c'è da fare anche una distinzione, ok? Innanzitutto, tante recensioni sono finte. Sì, beh, ma no, a parte la recensione, ma ti parlo quelle dei gruppi Facebook fatti da italiani. Ecco. Sì, sì, no, ma ti pagano per farlo. Quindi... Comunque se di nuovo ritorno. Ancora. Sì, è tornato. Tolto ritorno a tutti, siete contenti? Sì. Poverino. No, però è vero. Non era Mau, ero io che vi faccio fare ritorno a tutti. Sicuramente era il video di Matteo, però non era attivo, era fermo lì in un angolino. Magari rimbalza sulla stanza. Scusatemi un attimo, ragazzi, recupero un po' la chat. Da bambino, per risparmiare nella pesca a fondo, dalle mie parti si utilizzavano le candele delle macchine. Io aggiungerei, insieme al quadrello, a Capoverde usavano i tondini di ferro per farci pescare di merda e farci pagare. Sì, ho capito, però siamo anche nel 2021, dai, su. Però la differenza dov'è? Ora io conosco la realtà di Capoverde come sarà quello di tanti altri posti. Il problema è semplice, che e non ci arriva la roba, cioè no, vabbè, non parliamo magari ti costa 5 euro l'uno in un posto, in uno spot sassoso, cioè non parliamo di quell'eventualità lì, dai. No, assolutamente. Io parlo dell'eventualità dell'omino a Viareggio che va a pescare, non ha remore, cioè, faccio apposta per farti arrabbiare. Fatto? Non ha scuse, si parte così parto anch'io. Fatto? No, stavo aspettando che ripartissi per ripartire.
L'omino che va a Viareggio a pescare polpi. Sì, vabbè, con... ma non puoi parlare dell'omino che va a Viareggio, dai. Non parlare, Vintoro. Non c'è una rete in cui non lo mi manca Gigliucci, è un po' che non intanto, allora, intanto che rientra, Mau... A Giana sì. Sono rientrati curato K201. Questo non lo so, bisogna aspettare anche il suo rientro. Allora, ecco, è tornato. Jonathan! Jonathan, hai curato K201, sono rientrati. E non c'ha le cuffie. Vabbè. Allora. Ti senti? Stavo dicendo, dai, levami da schermo intero. Dicevamo, i curato sì, no. 200, K201. Ti sono no, rientrati. Non sono rientrati. No. Il vecchietto di Viareggio. Vecchietto di Viareggio. Stavo dicendo che se il vecchietto di lo metto l'uomo normale di Viareggio va a pescare col cordino la zampa di gallina, il San Pietrino e il sacchetto della spazzatura, i polpi, quello di 30 anni che lo vede lo fa anche lui, cioè San tutto Pietrino, lì in che senso? Grande Francesco, ciao Francesco. Rubano i mattoni, okay. E li legano in fondo per fare tipo piombo, mettono zampe di gallina, sudici, nastrini, eccetera, perché sì, proprio... più straccioni di me questi. E no, dicono, della FIA. Oh, della FIA. Ecco, sì, ma ho detto Viareggio per dire Carrara, per dire La Spezia, per dire tutte le parti. Cioè, una polpara potrebbe costare 2 euro, se non mi sbaglio. Le prendo, Jonathan, le polpare? Niente. No. Comunque, Francesco, per sé cosa però? È anche vero che qualcuno pensa che le polpare non funzionino come la zampa di gallina. Allora posso dirti una cosa, le polpare che imitano le zampe di gallina sono anche facilissime da costruire, senza così la zampa di gallina in sé per sé. Io sono stato a Procida a le costruire allora, in 3 minuti. Non era per dire, era per fare l'esempio della certo. Becerità del pescatore medio. Francesco Cavallini, Turelli, dilli a me laghi, no, asciupa, asciupa e ridilo. E redio grande cavallo. Faccio una domanda. Vi ricordo sempre che se volete vedere le sguadinate del quadrello, donate. E poi avete ancora 2 minuti per farlo. 2 minuti per donare, perché poi dopo io, ragazzi, se non donate alle 10:30 si stacca. Nicola, è un'ora che te lo dico, non mi riesce, ci sto provando, non deve, è quell'altro che devo. Vabbè, faccio una domanda. Fidere in mare si clippa o no? Io un clippo mai. Naturalmente la pescata deve sempre comunque svolgersi nella stessa zona di pesca al di là della clippata. Bravo. La clippata è un capitolo. Io ci sono rimasto fregato con la clippata. Non sono un grande esperto di feeder, però mi abbiamo aperto un paio di pesci per la clippata. Io penso che se impari a lanciare non ti serve clippa. Posso fare una maglietta se impari a lanciare. Ma come fai? Anche quando vai a fare le gare, cioè chi clippa e misura il filo la vince. Te guardi quell'altro che pescano. Ma io non vado a fare le gare, infatti. Va bene, ma chi fa le gare pesca preciso. Ma io non faccio le gare. Se non faccio le gare, perché devo pescare? Ma ho detto delle gare di tecnica e precisione. Vabbè, ragazzi, ho detto gare, faccio le gare, viva le gare, viva le gare. Guarda che sviene, se lo dici un'altra volta. Gare, fare le gare. In carpodromo potrebbe anche non avere senso, però in mare potrebbe veramente avere senso clippare bene, perché soprattutto se a pasti, pescare sempre nello stesso punto o comunque sulla stessa linea potrebbe dire tanto. In carpodromo sabato sono stato con una che clippava benissimo. Clippava roba da matti. Dai, andiamo avanti. La tua moglie ha letto, vero? Eli. E la questione è che ora si entrerebbe su un altro argomento parecchio pesante, cioè il discorso della pasturazione in mare. La pasturazione in mare non è facile. Allora, io contro Shimano ho i prezzi, costa tutto un occhio della testa. Ma dove? Chi l'ha scritto? Let's Rock. Fammelo vedere. Ma che vuol dire costa tutto un occhio della testa? Che cosa? Perché sono tutte le fasce di prezzo. Lo Shimano FX costa 20 euro, è un mulinello della Madonna. E della Madonna. Lei, allora. 20 euro.
Allora, dice il Francesco Cavallini, Giada, perché non importano più le gambe? Non lo so, è già un po' che non si vede più. Perché gli hanno spezzato le gambler. Va bene, se lo sono in forma. Comunque ci sta che ritorni, eh. Allora, poi giustamente dice Samuele, poi due bobine è l'unico LT che le ha. No, è l'unico mulinello che le ha. Poi due bobine tutte e due uguali, tutte e due valide, tutte e due perfette. Cioè, allora, la lobby della gente che compra attrezzatura della Magrill, nota azienda cinese che vende su Amazon la sua ottima attrezzatura al modico prezzo di sfruttamento minorile. Vabbè. Se volete la facciamo una live davvero una volta. Io guarda, John, cioè, rinnovo la mia sfida a Trabucco, Tubertini, Colmic, Milo di farmi entrare nelle loro fabbriche e farmi vedere come producono le loro canne da pesca e le loro attrezzature, i mulinelli. E in tutto se... questo sono le 20:10:31. Certo, ma io rinnovo la mia sfida. Quell'azienda che vuole mi invita, vado dentro con la telecamera e riprendo mentre producono. Senza avvocati lì intorno. Oppure non vedo la differenza fra loro e la Magrill. Fra loro, se mi parli di Daiwa, Shimano, Preston, ce la posso anche. La differenza non esiste. La differenza è che ti viene importato il prodotto e ti viene data un'assistenza e ti viene dato un punto dove venderla. E ti vengono dati 400 euro di sovrapprezzo su canne da 20 euro. Purtroppo, signori, però è una cosa diversa. No. Alla fine, se non si rompe dalla Cina. Signori, scusate, 22:31, non ci sono donazioni. Continuiamo in privato. Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno partecipato alla live. Jonathan, te fai una live ogni 7 giorni, io ne faccio quasi 7. Ho lavorato tutto il giorno anch'io. Se si potesse donare, avrei donato 3 minuti in più. C'erano. Vedi, fai 3 minuti. E invece, buonanotte a tutti.